tutti e bentornati su In Viaggio col Tubo, seconda parte del video dell'attrezzatura che usiamo per viaggiare. Vediamo l'aggiornamento post Australia e poi come viaggeremo in Andalusia. Praticamente iniziamo dalla cosa più importante, ovvero la GoPro. Siamo passati alla 4 Silver Edition, perché non la Black? Perché non giriamo in 4K e in più la Silver ha anche lo schermino posteriore di base, quindi punti in più per la 4 Silver e in più perché dalla 2 siamo voluti passare alla 4 per i 1080-60 frame, quindi finalmente possiamo fare anche degli slow motion con la GoPro, molto belli, e poi soprattutto perché facciamo un piccolo test veloce. Pronti? Ok, ci siamo. Ciao, questo è un video registrato con la GoPro Hero 2. E ciao, questo è un video registrato con la GoPro Hero 4. Come avete sentito, la differenza è abissale, secondo me, di qualità audio. E questo vuol dire che adesso possiamo finalmente evitare di registrare con un microfono esterno, perché non fa così tanto cagare. Un'altra ottima feature che ha la GoPro Hero 4, non voglio fare troppa pubblicità, però è veramente utilissimo, è il wifi incorporato, e praticamente con l'app per iPhone funziona che voi piazzate la GoPro lì, tipo là in fondissimo, vi allontanate e schiacciate REC senza dover usare la vostra manina, quindi puntissimi in più, 4 contro 2. Ci voleva questo passaggio, non vedevamo l'ora di farlo. Parlando invece di accessori GoPro, allora abbiamo preso il frame per la 4, ciò vuol dire che è semplicemente un appunto frame, un riquadro, una cornice che si mette intorno. Si può fare questa cosa in modo da poter utilizzare col poll senza bisogno di avere il case, in questo modo l'audio viene registrato come fosse esterno, come fosse a mano libera, non è più chiuso, brutto all'interno del case. E quindi appunto non abbiamo più bisogno del microfono esterno. Un'altra cosa utile è questo pole galleggiante, non è estendibile, però possiamo usarlo nelle prese subacquee o comunque sui laghi o sui mari, nel caso cada galleggia, quindi utilissimo, salva le vite umane. Un altro accessorietto è questo clamp coso che ha consigliato Nicola in un suo video. L'ho voluto prendere perché in alcune occasioni ho pensato, cacchio, se io avessi delle tenaglie. E in effetti le ho prese, non le ho ancora usate, però nel prossimo viaggio, che sarà appunto l'Andalusia, vedrò come utilizzarle. E anche questo coso rumorosissimo, però è direzionale, quindi si può usare molto liberamente. Non vedo l'ora di usarlo. Continuando sul discorso microfoni, riprendendolo un attimo, allora il microfono esterno Zoom H1 ora non lo usiamo quasi più, se non appunto per queste cose, e dato che non abbiamo più voglia di stare a sincronizzare quando poi arriviamo in fase di montaggio, abbiamo voluto prendere un VideoMic Pro per poter registrare bene l'audio anche direttamente subito dalla Canon. Quindi come funziona? Semplicemente lo si aggancia qui sopra, tac, lo si collega qui. Lo so che dico troppe volte tac, però ci sta alla fine. Funziona così e l'audio viene preso direttamente da questo bel microfonone, bellissimo, pulitissimo, e che tra l'altro con qualche accorgimento fatto con Magic Lantern viene fuori proprio una meraviglia. Tra l'altro, piccola parentesi su Magic Lantern che non ho fatto nell'altro video, quello sull'Australia, anche perché sì, Magic Lantern lo usavo, ma appunto adesso ho implementato qualche funzione. Praticamente, cos'è Magic Lantern? È un tool gratuito per Canon, quindi anche per questo ho voluto scegliere Canon, che praticamente vi dà tutta una serie di funzioni, sblocca una serie di funzioni manuali che ad esempio sulla 600D non c'è, ad esempio l'intervallometro per poter fare i timelapse. È vero che potete prendere dei telecomandi che hanno l'intervallometro installato dentro, però io ho il telecomandino normale. Magic Lantern, io gli dico fai una foto ogni tot e lui me la fa senza problemi. Altre funzioni anche come il bilanciamento del bianco manuale proprio con la temperatura in gradi Kelvin, la regolazione degli ISO, non solo 100, 200, 400, ma anche il 160, il 320, il 50 ISO. Insomma, tutta una serie di cose molto utili sia per quanto riguarda foto e video, ma appunto per il VideoMic Pro c'è la funzione di sblocco del controllo automatico, la CG, del volume, col quale praticamente potete diminuire il rumore di fondo quando fate le riprese, e vi assicuro che la differenza si sente tanto. Ora non ho paragoni da farvi sentire, però vi assicuro che vi risolvete un bel po' di rumore. Altra piccola parentesi sempre su qualche funzione che ho scoperto post Australia, ovvero i profili colore Cinestyle, ovvero flat.
cosa cambia questo da un normale profilo colore al CineStyle? Cambia quando poi andate a fare la post produzione, quindi color correction, se volete dare più personalità alla vostra clip, quindi non solo come la registrate e poi la buttate fuori in montaggio, ma se ad esempio il nero lo volevate più grigio, lo volete modificare dandogli una tinta più blu, queste cose insomma, potete mantenere il dettaglio perché la clip è come scattare una foto in RAW. Non so se mi sto spiegando, comunque se qualcuno mastica di queste cose mi sta capendo, spero. Comunque vabbè, se non avete grosse pretese, il profilo colore automatico può andare bene, ecco. Io sto cercando di migliorare un po' le mie tecniche di ripresa, quindi voglio provare col CineStyle. Un altro grosso acquisto che abbiamo fatto è il Tokina 1116 f2.8 e devo dire che è bellissima questa lente, molto nitida e va proprio a braccetto con la Steadicam. Eccola qui, Flycam 3000. Perché ho preso questa e non la Glidecam? Per soldi, essenzialmente. La Glidecam costa più o meno il doppio e onestamente non ero sicuro che mi piacesse fare questo tipo di riprese, e invece adesso che le sto facendo mi piacciono tantissimo, continuerò a farne un sacco. E l'unico svantaggio di questo, ora non conosco la Glidecam, quindi vabbè, se qualcuno di voi ce l'ha fatemi sapere nei commenti, ma la piastra non va bene per la testa manfrotto, cioè la testa manfrotto ha la piastra leggermente più stretta, quindi tutte le volte che io devo cambiare da Steadicam a cavalletto devo smontare anche la piastra. Questa è un'operazione pallosissima e lunga da fare, che mi fa perdere tempo, e il tempo nel fare i video è essenziale, perché se siete in viaggio non è che avete 20 ore per stare in un posto e fare delle riprese, e quindi a volte bisogna scegliere, purtroppo. Quando avrò $800 da spendere, prenderò la Glidecam firmata da Devin Supertramp, che si sono svegliati e hanno fatto la piastra uguale a quella della Manfrotto. Ma per ora va bene così. Ci siamo quasi con tutto, manca una sola cosa, che è lo slider. Ovvero, questo coso qui è un pezzo di metallo, essenzialmente. Conova, Amazon sempre, il più economico. L'ho voluto prendere, sembra abbastanza cortino, è da 60 cm, intanto vi faccio vedere come si monta, perché volendolo potete usare anche da solo. Ci sono due piedini, lo appoggiate per terra, lo mettete sul balcone, non so dove volete usare lo slider, vedete voi, scelte vostre. Comunque io lo uso principalmente qui sul cavalletto, e dicevo, perché 60 cm? L'ho preso il più corto, no, il più corto forse è 50, comunque 60 cm l'ho preso perché ci sta insieme al cavalletto nella sacca ed è comodo portarlo in giro, perché altrimenti non ci sarebbe entrato in valigia. Lo si monta direttamente sul cavalletto, la testa io la monto sopra lo slider, perché in questo modo posso avere più libertà di movimento di macchina, diciamo. Eccoci qua, e praticamente una volta montata tutta la struttura avete lo slider in questa posizione e potete fare queste belle riprese. Molto bello soprattutto per fare, oltre alle riprese in slider, i timelapse in movimento. Purtroppo non è motorizzato, però in Andalusia cercherò di fare dei timelapse in movimento spostando millimetro dopo millimetro. Sono curioso di vedere come viene, perché i video che girano su internet fanno paura. Ed è tempo di iniziare a fare qualcosa di figo anche noi. Allora, questo lo lascio qua perché non ho voglia di smontarlo di nuovo. Ultimi due veloci aggiornamenti sono le luci, perché ora stiamo girando con una luce da lettura gigantesca, una luce da tavolo e due luci comprate alle Leroy Merlin, abbastanza bruttine, che tra l'altro adesso mi starò facendo ombra da solo. Comunque, due softbox abbastanza professionali, non proprio top gamma, perché ovviamente quelli costano una barcata della testa, ma i più economici che trovate su Amazon vanno benissimo. Sono adesso a casa di Martina per registrare Gli Italiani Reagiscono, abbiamo fatto lì il piccolo set, comunque ve li faccio vedere, sono questi. Mentre l'ultima cosa è il telo verde che abbiamo usato in uno dei documenti dell'Australia, e l'avete riconosciuto dietro la signora Anna nei primi due Italiani Reagiscono, perché non era potuta venire da Martina. È semplicemente un telo verde, dall'altra parte è blu, è gigantesco, tipo un metro e mezzo per due, forse anche più grande, vabbè. Comunque anche lì abbiamo intenzione di fare un altro paio di progetti dove poterlo usare, e lì lo useremo prima o poi, ma non in Andalusia. In realtà, prima di farvi vedere cosa mi porterò in Andalusia, devo dirvi che gli aggiornamenti in realtà non sono finiti per l'Andalusia, perché vorrei prendere l'obiettivo nuovo, ovvero cambiare questo Tamron 1750 per il 2470. Non sono ancora deciso se
lo compro. Probabilmente quando è uscito questo video avrò già preso l'obiettivo nuovo. Comunque vi scriverò l'annotazione qua per farvi sapere alla fine che cosa c'è nella mia vera valigia dell'Andalusia, perché appunto oltre alla Canon, al Tokina e al teleobiettivo mi porto la GoPro, tutti gli accessori, quindi lo zaino va via così. Tre obiettivi, corpo macchina e tutti gli accessori GoPro, e lo zaino è praticamente pieno. Non ho ancora deciso se porterò il mio computer o semplicemente portiamo quello piccolo di Martina con un hard disk per poter fare backup. Decideremo anche qua, boh, vi faccio sapere, ma tanto nello zaino ci sta il computer comodamente, avevo fatto vedere nello scorso video. Per quanto riguarda invece cavalletto slider e Steadicam, ho intenzione di portare tutto perché voglio fare dei video abbastanza fighi in Andalusia, perché appunto vogliamo farvi vedere dopo l'Australia, che sì, erano video belli comunque, però vogliamo farvi vedere bene il cambiamento con la nuova attrezzatura. Quindi salto di qualità, porteremo la sacca con cavalletto, testa e slider e poi la Steadicam, tutta questa roba nel bagaglio da stiva e poi appunto, come vi ho detto, il mio zaino. Questo. Buona, è stata lunga, spero di non avervi annoiato troppo. Spero di essermi ricordato tutto, soprattutto. E basta, il video finisce qui. Grazie di averlo guardato. E come al solito, trovate in descrizione tutti i link delle cose delle quali vi ho parlato. Così se voi li guardate direttamente dal nostro video, Amazon lo sa. E con i vostri acquisti, che possono essere sia l'attrezzatura che vi ho mostrato che altre cose, ci dà una piccola percentuale, possiamo acquistare nuova attrezzatura, fare video sempre più belli. Quindi se volete supportarci, questo oltre al like che avete già lasciato e alla condivisione sui social network, potete farlo anche comprando su Amazon tramite i nostri link. Grazie mille davvero e buone vacanze, quindi ciao.